Dopo il grande successo della Befana Sociale con la distribuzione di 200 calze ai bambini bisognosi di Giugliano, l'Associazione Maria Santissima dell'Arco di Piazza Gramsci, in occasione della Santa Pasqua, ha organizzato un evento caratterizzato da sport e solidarietà. Ha avuto inizio infatti presso il centro sportivo di Camposcino il torneo San Marco Evangelista. Saranno due i tornei nell'ambito dell'iniziativa, uno dei bambini e uno degli adulti. Questa idea nasce proprio perché far realizzare i bambini di Giugliano, di dargli un qualcosa di positivo a questi ragazzini. Anche io ero ragazzino e molte cose in passato non le abbiamo mai avute. E facciamo sì che questi bambini crescano con lo sport. Il giorno 6 aprile ci sarà anche la premiazione di questo torneo che ovviamente stiamo facendo in queste serate. Bisogna ringraziare il parroco Don Leonardo che, come ogni anno con la chiesa San Marco Evangelista, ovviamente il parroco quindi ci dà lui questa disponibilità per far divertire i più grandi e i meno grandi. Ovviamente un ringraziamento a Tammaro Iavarone che anche lui ci sostiene in questo progetto, e c'è da ringraziare ovviamente non solo tutta l'Associazione Madonna dell'Arco Piazza Gramsci, ma anche al nostro presidente Carmine Parisi. Il torneo si concluderà con la finale mercoledì 4 aprile. Il 7 aprile invece avrà luogo la serata canora con i cantanti Alessio e Toni Colombo. Nella stessa giornata ci sarà anche l'estrazione della lotteria di beneficenza. Per acquistare i biglietti si possono rivolgere all'Associazione Piazza Gramsci Maria Santissima dell'Arco, ma per quanto si possono rivolgere in vari esercizi. I premi saranno TV, un motorino e un iPhone. L'estrazione si terrà il 7 aprile. Ci saranno anche ovviamente degli artisti della canzone napoletana, Alessio e Toni Colombo. Ringrazieremo tutte le aziende che hanno sostenuto questa nostra iniziativa e la festa. Nell'ambito dell'iniziativa, il 26 marzo, presso il Salone di Antonio Troncone in Via Verdi a Giugliano, avrà luogo una giornata di beneficenza nel corso della quale gli hairstylist cureranno le acconciature dei ragazzi diversamente abili dell'associazione Oltre le Mura Onlus e dei bambini partecipanti al torneo. All'iniziativa parteciperanno, oltre ad Antonio Troncone, altri importanti hairstylist del territorio come Emanuele Rianna e Santo Menale. Adesso il mio salone di Via Verdi cureremo le acconciature dei ragazzi del torneo e dell'associazione Oltre le Mura Onlus, un'associazione di ragazzi diversamente abili. Stiamo facendo qualcosa per Giugliano perché c'è molto bisogno. Grazie all'associazione Piazza Gramsci Maria Santissima dell'Arco hanno dato anche a me l'opportunità di lavorare, di offrire un servizio gratuitamente.